Il cielo è uguale per tutti. È un libro fatto di empatia, come si dice oggi, di slancio interreligioso, interculturale, d'amore. L'ha scritto Don Mario Probi, cappellano dell'ospedale civile di Pescara, ed è stato presentato all'AUM. Sempre a Pescara vi si scopre come il dialogo possa diventare lo strumento ideale per promuovere la pace, la tolleranza, il reciproco arricchimento. Così accade che il cielo è uguale per tutti. Affronta il problema del dialogo interreligioso, dialogo multigenerazionale. E il dialogo che cos'è? Lo sappiamo benissimo, dialogos, no? Attraverso la parola. Attraverso la parola possiamo iniziare a dialogare con chi? Con altri. Ma non dobbiamo aver paura dell'altro, è quello che purtroppo a volte ci blocca, è la paura dell'altro. E non dobbiamo essere coloro che posseggono la verità, perché la verità è, diciamo, ce l'abbiamo tutti. E Gesù dice: siate perfetti come è perfetto il Padre mio. Ma è chiaro che la perfezione, quando si nota, quando pian piano nella mia imperfezione io riesco a capire l'altro che è imperfetto e accettare anche la sua imperfezione, soltanto allora ci può essere questo dialogo. E in questo testo si affrontano molti, ma molte tematiche, soprattutto con i bambini, con i ragazzi, e c'è anche una sceneggiatura che abbiamo, diciamo, già dato al Rai Cinema, proprio per fare un film e un cortometraggio. Il libro fa parte di un'operazione molto profonda che lo stesso Don Mario ha intercorso nell'arco di 2 anni, quindi è stato un libro, ha avuto un percorso abbastanza travagliato ed era nato da una sceneggiatura. Fui chiamato a suo tempo proprio per trasformare questa sceneggiatura in un vero e proprio libro che affrontasse gli argomenti che venivano affrontati in questo testo che Don Mario aveva buttato giù così, insomma. E da lì sono usciti fuori i temi di attualità, il dialogo interreligioso, quello interreligioso, quello intergenerazionale, che sono temi di grandissima attualità, dibattuti sia in sede ecclesiastica dal Papa e tutto, ma dibattuti anche dalla parte sociale di questo paese, quindi interessano un po' tutti. Io penso che sia stata una bella opera e fatta, vista sì con gli occhi di un sacerdote, ma che, come ho detto, siccome riguardano argomenti di grande attualità sociale, credo che sia un'opera utile ai lettori per poter fare anche chiarezza, per avere diciamo, un'opinione che sia un po' diversa da quelle che possiamo leggere in maniera parziale. Don Mario lo ha fatto in maniera abbastanza, diciamo, una scrittura abbastanza settica rispetto a quello che poteva essere un'opera prettamente religiosa, e questo secondo me lo fa la differenza rispetto a tante altre, diciamo, opere che sono marcatamente appunto religiose, politiche, e tutte queste è la peculiarità di questo libro. Mi è piaciuto tanto perché è estremamente interessante, ci sono dei punti di vista che io non avevo valutato, a prescindere dalla religiosità e dalla fede, ma molto interessante, ed è quello che mi ha entusiasmato molto, è la sua autobiografia, quando lui afferma di essere nato a Pescara in via Ravenna nel 1954 e descrive la sua famiglia buona, felice, piena di armonia, di luce, con il padre baritono e la mamma umile, modesta, carissima, che faceva appunto la sarta. L'approccio del suo libro mi riporta un po' indietro nel tempo e sto pensando al Concilio Ecumenico Vaticano II. Ma attualmente il Papa, quando è stato in Azerbaigian, ha parlato che noi purtroppo siamo tante isole. E se queste isole rimangono da sole, non riescono a congiungersi. È chiaro che dobbiamo costruire dei ponti, e questi ponti li dobbiamo costruire noi, senza aver paura o timore dell'altro. Perché non conoscendo l'altro si ha il timore di conoscere chissà chi, chissà con cui parliamo, chissà che cosa diciamo. E allora dobbiamo avere la prontezza di capire cosa vuole intendere l'altra persona nei nostri confronti. Quindi dobbiamo vincere questa paura dell'altro, ma questo si vince soltanto con il dialogo,
ed è la base per andare avanti, altrimenti senza dialogo non c'è niente, quindi possiamo inventarci qualsiasi cosa, ma il dialogo è la base. Un altro libro si intitola, te lo dico pianissimo, se vi ricorda qualcuno, per esempio Rita Pavone, ci avete azzeccato, perché Rita è amica da sempre dell'autore Pino Pellegrino, di professione casting director. Speciale la sua collaborazione con Ferzan Özpetek dalle Fate Ignoranti in poi, ma prima come agente cinematografico, assistente alla regia, aveva lavorato con Fellini, Risi, Monicelli, Zeffirelli. Il libro lo ha presentato a Pescara, al Caffè Letterario, e dentro ci sono tante storie che fanno una vita intensa da raccontare. Fortissimo. Pino Pellegrino, te lo dico pianissimo, un libro molto particolare. Possiamo iniziare dicendo perché e che cosa diciamo pianissimo e poi che cosa raccontiamo all'interno di questo romanzo? Lo chiamiamo romanzo? Beh, un romanzo autobiografico e... dico, te lo dico pianissimo, ma in realtà è quello che invece ho voluto gridare. Questo. Qual è il momento più significativo, il passaggio più significativo del libro e quello che coloro che finora l'hanno letto ti hanno detto di avere apprezzato di più? Beh, perché io attraverso una mia storia d'amore, forse la più importante, racconto il mio lavoro, la mia vita, le cose belle, le cose brutte, ma racconto una vita vissuta. Quindi una vita piena di emozioni? Senz'altro, la vita è bella solo se vivi di emozioni, di sentimenti, di cose che ti riempiono la vita e ti danno un senso. E io devo dire, l'ho voluto scrivere perché sono felice della vita che ho vissuto, che sto vivendo. Una vita vissuta in buona parte all'interno del cinema e del grande cinema italiano. Che cosa possiamo dire ai giovani che si vorrebbero affacciare a questa professione, visto che in questi giorni hai tenuto anche un workshop qui a Pescara proprio per giovani attori? Beh, i giovani hanno una vita e devono viverla al pieno delle possibilità. Quindi se il loro sogno è fare questo lavoro, che si buttino a capofitto e tentino in tutti i modi di poter farsi strada. Certo, non è un lavoro facile, nulla è scontato, nulla è garantito, ma ormai non c'è nulla di certo, non c'è nulla di sicuro. Quindi affrontare la vita cercando di realizzare il loro sogno, ma avere sempre forse anche un piano B servirebbe. Ottimo. Visto che qui c'è una nascente e ormai strutturata Film Commission e visto che tu hai una lunga esperienza in ambito cinematografico, pensi che l'Abruzzo potrebbe essere un buon set cinematografico, accogliere delle produzioni? Ma quello senz'altro. In questi due giorni mi hai fatto vedere due o tre cose, non abbiamo avuto tempo, ma le cose che ho visto sono veramente magnifiche e quindi potrebbero certo funzionare in relazione ai film che si fanno oggi, quindi va benissimo. Ti rivedremo qui a Pescara? Dipende, sì, spero di sì. Per non dimenticare è perché i giovani sappiano, all'Aurum di Pescara il ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, a organizzare e condurre l'evento con l'aiuto di un gruppo di giovani e alla presenza del questore di Pescara Carlo Solimene, Ennio Di Francesco. Quello che noi abbiamo fatto all'Aurum di Pescara è un qualche cosa che ci permette di ricordare Falcone e Borsellino, tutti caduti per mafia, in una maniera tale che l'indirizzo è proprio rivolto ai ragazzi. Tant'è vero, ci sono dei filmati, i ragazzi raccontano, quindi abbiamo messo in cantiere una cosa bellissima ad Ari, per esempio, un paesetto qui di Pescara, vicino Pescara, in cui abbiamo costruito una valle della memoria, ci sono tante sculture, su queste sculture la storia di Livatino, di Emilio Alessandrini, che è un magistrato di Pescara, ma viene ucciso per altre questioni, per motivi di terrorismo, viene raccontata da chi? Viene raccontata da un ragazzo, una ragazza, sono i ragazzi che raccontano. Quindi lei vedrà dei filmati in cui c'è una ragazza, per esempio, che raccoglie la storia di Emanuela Noi, la storia di Borsellino, la storia di Falcone. E mi ha commosso un video, che poi speriamo di mandarli in linea, in cui
la ragazza che racconta dell'omicidio, della strage di Paolo Borsellino, dice nel commento, dice, ma Emanuela Loi venne mandata come scorta per Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, questa è la moglie che gliel'ha raccontata lì, Paolo Borsellino aveva quasi una soggezione. Una volta disse lui, Paolo Borsellino, alla moglie, Agnese Borsellino, che non c'è più, che dà un messaggio a questi ragazzi, dice, ma Paolo, sai, era lui preoccupato, dice, ma quella ragazza deve difendere me, ma sono io che devo difendere lei. Ecco, questo è il meccanismo sostanziale. Quindi come invertire questo giro? Invertirlo in maniera tale che siano i ragazzi a raccontare queste storie, ma che cosa, in che maniera? E lei vedrà che in questo nostro incontro, dal dramma noi vogliamo passare a una speranza di positività. E infatti vedrà che ci sono dei ragazzi che fanno parte di un'associazione che si chiama Prossimità alle Istituzioni, e sono dei ragazzi di 16, di 14 anni, di 15 anni, e sono dei ragazzi che sono nati e si stanno formando in un quartiere abbastanza difficile, Ferro Cavallo, Rancitelli, e loro portano davanti, lei vedrà, un qualche cosa che è l'immagine del Piccolo Principe, dell'Italia, e l'immagine dell'Europa, che loro si inseriranno raccogliendo il messaggio di Paolo, che loro sono, purtroppo non ci sono più, ma della moglie di Paolo Borsellino, Agnese Borsellino, della moglie, della sorella di Falcone, Maria Falcone, ecco, raccolgono questo. Il capo della polizia, e mi rendo grande merito a lui, un grande atto di questa, lui ha detto, io non posso venire perché staranno a Palermo, loro sono, però viene il questore. Quindi sono stati invitati tante persone. Questo incontro è arrivato al capo dello Stato, che adesso si trova in Brasile, ma che manda anche lui un messaggio. Ecco, vogliamo fare in maniera tale che, insomma, a parlare franco, si esca dalla retorica istituzionale, Falcone, Borsellino, cioè, e si entra in un messaggio vissuto. Ma da chi? Da coloro che saranno coloro che costruiranno questo paese.